La pallavolo è chiamata anche volley, abbreviazione dall'inglese volleyball. La storia di questo sport è relativamente recente, anche se già nell'antichità esistevano giochi che possono essere considerati antenati della pallavolo. Il follis, ad esempio, era un gioco praticato nell'antica Roma, che prevedeva l'uso delle mani per lanciare e colpire una palla di pelle piena d'aria, chiamata appunto follis. L'invenzione della pallavolo moderna, chiamata originariamente mignonette, è del 1895 e va riconosciuta a William Morgan, istruttore di educazione fisica di Springfield nel Massachusetts. Sarà poi Alfred Halstead nel 1896 a chiamarlo volleyball. La caratteristica principale di questo nuovo sport era di eliminare il contatto fisico tra gli atleti, per cui destrezza, riflessi, concentrazione e agilità prendevano il posto della forza. Il volley ottenne subito uno straordinario successo, espandendosi a macchia d'olio dal Sud America ai paesi asiatici in meno di 2 anni. È filippina, ad esempio, l'invenzione della schiacciata nel 1898. In Europa arriverà durante la Prima Guerra Mondiale, importata dalle truppe americane. Anche in Italia la pallavolo arrivò grazie all'esercito americano, e più precisamente a Porto Corsini, vicino a Ravenna. È del 1938 l'introduzione del muro, tecnica che rivoluzionerà il modo di giocare. Nel 1947, a Parigi, nasce la Fédération Internationale de Volleyball. Nel 1964 diventerà sport olimpico. Il volley moderno prevede 6 giocatori in campo con ruoli e funzioni ben precise, come i palleggiatori, i centrali, gli schiacciatori, gli opposti e il libero. Oteos incontra 2 dei migliori liberi della pallavolo mondiale. Beatrice Parrocchiale, medaglia di bronzo al campionato europeo 2019 e d'oro nel 2021 con la nazionale italiana. E Genia Grebennikov, giocatore della nazionale francese, medaglia d'oro sia alle Olimpiadi di Tokyo sia alla Volleyball Nations League del 2022. In entrambe le competizioni, Genia viene premiato come miglior libero del torneo. Questo premio è più per i miei genitori, per tutti i sacrifici che ho fatto per la mia famiglia per arrivare a questo livello. Per me è più importante il premio collettivo, però è un onore ricevere un premio così, perché ti dà ancora più fiducia e ti spinge ancora per fare meglio. Io gioco a pallavolo da tanti anni, non so esattamente quando, però ho iniziato a giocare quando avevo 8 anni in un club che si chiama CPB Rennes, e se no ho iniziato quando avevo 3 anni con i miei genitori, perché il mio papà è un ex pallavolista. Figlio d'arte non lo so, però sono nato con un pallone di pallavolo in mano, diciamo. Mi chiamo Beatrice Parrocchiale, sono una pallavolista italiana, gioco nel ruolo di libero a Monza e ho 26 anni. Gioco a pallavolo da, non lo so, non riesco neanche a contare tutti questi anni, penso dalla terza elementare, e ho cominciato con la mia migliore amica e sono arrivata fin qui con un bel po', facendo un bel po' di strada. È stato un momento preciso dove ho capito di poter giocare a pallavolo da professionista. È arrivato tutto con semplicità e ho aspettato il mio momento e, diciamo così, ho cavalcato un po' l'onda del momento. Per me la pallavolo è di sicuro la mia passione prima di tutto, e ho avuto la fortuna che diventasse anche il mio lavoro. E penso che con la pallavolo, con lo sport soprattutto in generale, si possano trasmettere dei valori ai ragazzini e alle ragazzine che possono portarli poi un giorno ad avere nuovi sogni, nuove passioni. Ho tanti anni in Italia, mi manca tantissimo, però sono stato fortunato a tornare qua per la VNL. È stato un momento bello perché io ho vissuto i 2 ultimi anni con il Covid senza pubblico, quindi è stato un po' brutto finire così in Italia, soprattutto l'ultimo anno a Modena senza pubblico è molto diverso. Tornerò un giorno, questo è sicuro, però adesso ho altri obiettivi con la mia nuova squadra, però sì, mi manca un po' tutto, e soprattutto che adesso qua ho amici e il livello è veramente alto, è il più alto del mondo, penso. Il volley è cambiato tantissimo sotto
tanti punti di vista, per esempio il volley femminile è diventato, si è avvicinato molto di più al volley maschile, soprattutto per l'aspetto fisico, perché la potenza, la velocità ha preso molto dal volley maschile, poi sono cambiate molte cose, l'organizzazione delle società che si è sempre portato negli ultimi anni sempre più avanti, anche con gli sponsor hanno fatto nuove iniziative, ma soprattutto sul campo si è vista questa differenza. Il gioco è più veloce, più potente e prende molto di più pubblico, abbiamo molto più pubblico, infatti i palazzetti sono pienissimi. È diventato molto più veloce, un po' più spettacolare, perché penso che abbiamo a disposizione noi tutti atleti un po' più di contenuti, un po' più di cose che possiamo vedere per esempio su internet, come si fa dall'altra parte, come lavorano dall'altra parte, c'è un po' più di cose, anche tecnologie, c'è un po' più di statistiche anche che ci aiutano di più, però questo viviamo con il nostro tempo e per quello che c'è un po' tutto più pulito, un po' meglio diciamo, il gioco mi sembra un po' più show, un po' più spettacolare che prima. Sono trovato molto bene in Italia, però devo trovare l'opportunità, un bel challenge con una bella squadra, con un grande obiettivo. Però adesso sto bene dove sono. Diciamo che in Russia il gioco è molto fisico, forte, in Francia la tecnica, molto furbi, tanta velocità, in Germania è più rispetto delle regole e in Italia c'è un po' di tutto, diciamo, c'è un mix di tutto e la cosa che è più bella in Italia, che mi sembra che dobbiamo dire, è che ci sono tanti tifosi, c'è veramente un supporto dietro ogni squadra che quello non c'è nelle altre parti, diciamo. L'esperienza di vincere ogni partita, perché ho giocato nelle squadre diciamo più forti di questo campionato e l'obiettivo era sempre di vincere, non perdere un set, non perdo neanche la partita, era veramente, sono diventato più forte, ho preso più maturità e esperienza in Italia perché c'è tanta pressione che ti spinge a vincere, diciamo che ho imparato a vincere e non mollare una partita, perché ogni weekend è sempre stata una battaglia. All'avversario ruberei diciamo la battuta di Leon, però non batto io, però la battuta di Leon va molto forte. Facendo il libero non è che, cioè, posso rubare molte cose visto che io non attacco, non muro e non batto, quindi vorrei rubare un bel muro dalla mia amica e ex compagna Anna Danesi, un bel murone di quelli potenti. La funzione del libero è quella di dirigere tra virgolette tutta la seconda linea e dirigere un po' i movimenti anche dei compagni che hai accanto e di dare soprattutto ordine e tranquillità per quanto riguarda il reparto difensivo. No, nel senso che noi liberi tendiamo molto a comunicare con il compagno che c'è accanto per, appunto, come ho detto prima, spiegare un po', ricordarci le posizioni difensive oppure ricordarci un po', le caratteristiche di un determinato battitore, quindi comunichiamo molto, ma anche per l'alzata, se un nostro compagno o un palleggiatore difende, noi siamo i responsabili del secondo tocco, quindi dobbiamo essere sempre pronti e dobbiamo farci sentire, ovviamente senza mettere ansia a chi abbiamo accanto. Di sicuro è genia per la sua capacità di stare in campo con tranquillità e rende veramente il ruolo del libero, sembra facile da fuori, invece non lo è assolutamente, gli viene tutto molto in maniera naturale ed è questa un po' la differenza che c'è tra lui e gli altri liberi. Quindi gli ruberesti qualcosa? Sì, gli ruberei molto. Dopo aver vinto l'Olimpiade e la VNL, è vero che ci stiamo preparando per il mondiale che stanno arrivando, siamo quasi pronti, abbiamo visto che alla VNL abbiamo giocato a un livello abbastanza buono, anche se tutte le squadre non c'erano con tutti i giocatori che saranno presenti al mondiale, penso a Wallace o a Anderson. Siamo carichi, soprattutto che abbiamo un nuovo staff che ci sta aiutando, un staff italiano, spero che ci daranno una mano, qualcosa in più.
Quanto riguarda le squadre forti che ci saranno, penso che Stati Uniti, Brasile, l'Italia, Serbia, penso che la squadra che beccherà il momento giusto e giocherà bene bene al momento giusto vincerà. È vero che vediamo che nel mondo della pallavolo internazionale ci sono tante squadre che possono vincere, perché il livello è così alto che dipende veramente del momento, come stanno i giocatori fisicamente ma anche tecnicamente. Noi siamo stati fortunati alle Olimpiadi di aver beccato il momento giusto, e come alla VNL in Italia. Per quanto riguarda l'Italia, penso che sono campioni di Europa, quindi sono pronti già a vincere. È una squadra molto talentuosa, non giovane possiamo dirlo, però ci sono tanti giocatori che hanno tanta esperienza e che sono già da tanti anni in nazionale o giocano nelle squadre più forti in Italia, quindi penso che l'Italia è pronta, è carica e è pericolosa anche per la Francia. Tra Francia e Italia sono sempre belle cariche, penso che c'è sempre un bel spettacolo, perché ci conosciamo quasi tutti, perché ci sono tanti francesi che giocano in Italia perché è il campionato più forte del mondo. C'è sempre una bella guerra, perché quando arrivi in spogliatoio all'inizio della stagione incontri sempre quegli ragazzi che hai giocato contro in nazionale, e penso che c'è sempre questa sfida e questa voglia di vincere, perché l'Italia è stata sempre una grande nazione che è stata sempre sui podi, come la Francia, però da poco. E penso che è così soprattutto da poco tempo, perché le nostre due nazionali sono veramente competitive, e magari per quello anche che abbiamo preso un allenatore italiano, perché è stato un giocatore molto talentuoso che ha vinto tanto, e penso che la nostra federazione ha fatto la scelta giusta per guidarci alla vittoria e trovare questa regolarità che ci manca, perché alcune volte possiamo vincere, però la competizione dopo possiamo uscire nel girone o ai quarti di finale, come abbiamo fatto all'Europeo, e con Gianni proveremo di cercare questa regolarità che ci manca in nazionale francese. Molto, molto. Già il nostro staff è abbastanza italiano, con Andrea e con Roberto Ciamara, quindi c'è un po' di Italia, perché anche tutti i nostri ragazzi, ci sono tanti che giocano in Italia nel campionato o hanno giocato, perché è un campionato che è molto forte, molto presente nel mondo della pallavolo, che è molto importante perché è tanto seguito in Italia. Quest'anno le ragazze della nazionale giocheranno il mondiale, e ovviamente mi dispiace un po' non essere con loro, però lo sport è anche questo, e credo veramente che possano ottenere dei grandissimi risultati, e mando a loro tutta la mia forza, e so che anch'io gli manco un po'. Penso che l'Italia in questo momento sia tra le squadre più forti che ci sia in circolazione, e però penso che le ragazze debbano comunque stare attente a molte altre squadre, tipo l'America o anche la Turchia, però penso che se le ragazze tengano il loro livello di gioco non ce ne sia per nessuno, e soprattutto perché è vero che Paola è la forza della nazionale, ma credo che la forza della nazionale sia il gruppo. La pallavolo è unica perché è geometrica. Giochi in un quadrato e in tre tocchi costruisci infiniti triangoli. Ivan Zaitsev e Marco Pastonesi.